Città Viola, Firenze, la Fiorentina e dintorni. Minuti, eccoci rientrati in diretta qui sull'Edi Radio per l'appuntamento con il Città Viola. Allora, accantoniamo un attimino la Fiorentina perché andiamo a parlare di Firenze Marathon, come ben sapete che cura Corri la Vita, che ci sarà questa domenica 30 settembre. Vado a salutare e presentare i miei ospiti qui in studio. Diego Petrini, General Manager di ASICS Firenze Marathon. Ciao Diego. Ciao, buonasera a tutti. E anche Silvano Alisi, tra i fondatori della Firenze Marathon. Ciao Silvano, buon pomeriggio e benvenuto qui sull'Edi Radio. Allora ragazzi, prima di iniziare a parlare di tutti gli eventi che curate, ovviamente io mi andrei a sentire anche l'intervista che è stata realizzata al vicepresidente di Firenze Marathon, Giorgio Cirnecon, che parla proprio appunto della Corri la Vita, che ci sarà questo evento appunto domenica. Quindi andiamocelo a sentire, grazie al coordinamento tecnico di Samuele Bigazzi, e poi andiamo a commentare un po' insieme a voi tutti questi eventi che curate. Alla vigilia di Corri la Vita e quando mancano poco più di due mesi alla Maratona di Firenze, Calogero Cirneco, il vicepresidente di Firenze Marathon, che si occupa del cerimoniale ma di anche tante altre attività collaterali che sembrano passare in secondo piano ma che sono fondamentali. Intanto l'appuntamento di Corri la Vita che si avvicina domenica. Certo, perché Corri la Vita ha raggiunto una buona presenza a Firenze ed effettivamente ha desta molta attenzione e richiama partecipanti che agiscono con uno spirito di partecipazione per anche il significato che è dietro Corri la Vita. La maratona invece poi arriverà e ci sarà da tenere dietro al cerimoniale, una situazione molto sempre delicata, e poi anche a tutto quello che consegue, postazioni televisive e cos'altro. Certo, perché la maratona è un evento, è il principale evento a Firenze che noi organizziamo e seguiamo, e quindi come tale ha un risalto notevole, fra l'altro non soltanto sulla stampa e su media locali ma anche a livello nazionale. Infatti è sempre presente anche sono presenti le troupe televisive e quindi il rapporto e i contatti con tutto il personale che dovrà poi operare per rendere al meglio la visione della maratona e di quello che si fa. La maratona è una competizione agonistica ma anche un momento per la città, per vivere per far vivere i fiorentini la città in modo diverso, ma anche per la città stessa, per essere orgogliosa. I fiorentini l'hanno dimostrato in questi anni della loro maratona, che è la seconda, lo ricordiamo, a livello nazionale per numero di partecipanti, e che ha uno spessore internazionale che si confà perfettamente a una città come Firenze, no? Certo, infatti io negli anni ho visto pian piano crescere la Maratona di Firenze sia come numero di iscritti e quindi di importanza, sia come rapporto con quelle che sono le autorità comunali e la cittadinanza. Si è passati, ma non lo dico solo io, è stato riconosciuto anche da tutte le principali autorità e personaggi cittadini, che pian piano il sentimento, l'atteggiamento dei fiorentini è cambiato nel tempo, prima da un senso di fastidio e di insofferenza, adesso invece un senso di partecipazione all'evento. Allora, un appello finale, quando mancano due mesi, meno di due mesi alla maratona, c'è ancora tempo, però insomma la macchina organizzativa è già al lavoro da tempo, compreso il vicepresidente generale Cirneco, che fa parte anche dei volontari che tutti i martedì sera si ritrovano per allestire già da tempo, da diverse settimane, i pacchi gara e la logistica. Sì, infatti abbiamo già cominciato, per quanto possa sembrare strano, la maratona è solo fra due mesi, ma noi abbiamo cominciato il giorno dopo la maratona dello scorso anno a lavorare. Man mano che ci avviciniamo, la nostra attività, sia organizzativa sia pratica di lavoro, si intensifica sempre di più. Adesso siamo nella parte di materiale, di organizzazione, di tutto quel materiale che serve poi dopo a rendere più idonea la partecipazione dei maratoneti, sia come materiale da ricevere sia come organizzazione da allestire. E
allora, eccoci rientrati in diretta. Questo era il vicepresidente di Firenze Marathon, Giorgio Cinneco. Ragazzi, io inizierei appunto parlando dell'evento più vicino, come abbiamo sentito nell'intervista di Corri la Vita. Come abbiamo sentito nell'intervista, un grande numero di iscrizioni, no Diego? Sì. Vabbè, Corri la Vita credo è conosciuta ed è fondamentalmente l'evento principale running della città, running podistico, perché poi è una bella passeggiata ludico-motoria, quindi è una giornata di festa per tutta la città. Saranno previsti 34.000 persone, questo è un po' l'obiettivo che ci diamo come partecipazione. Le iscrizioni sono ancora aperte, ovviamente tutti possono trovare le modalità di iscrizione sul sito www.corrilavita.it. Vorrei appunto fare questo collegamento, no? Noi come Maratona di Firenze diamo una mano al comitato organizzatore di Corri la Vita, che prevede che parte delle iscrizioni vanno devolute in opere di beneficenza, certo, alle charity della stessa che Corri la Vita sostiene. Come faremo noi durante la maratona, soprattutto negli eventi collaterali che ci saranno i giorni precedenti la maratona stessa? Certo. E, insieme appunto a Silvano Alisi, leggo qui invece che siete reduci anche da una trasferta a Mosca, no? Proprio per promuovere questo evento sia di Firenze ma anche la Firenze Marathon, no? Che poi si terrà il 25 novembre, correggetemi se sbaglio. 25 novembre, sì. Noi siamo stati a Mosca, abbiamo ricevuto... Un bel viaggio, È anche piacevole, fratello. Certo, una città meravigliosa, e i russi che abbiamo conosciuto, i moscoviti soprattutto, ci hanno riservato un'accoglienza fantastica che probabilmente non ci aspettavamo neanche. Tutti entusiasti di Firenze, di quando parlavamo di Firenze avevamo una risposta magnifica, e si sono avvicinati a noi con tanto interesse, e pensiamo che sarà l'inizio di uno sviluppo abbastanza importante per noi, per la città, per la partecipazione alla maratona e per l'amicizia fra i popoli, che è la cosa più bella che ci possa essere, suppongo. Certo. E tanti anche stranieri, no? Vi volevo chiedere appunto, non solo fiorentini comunque partecipano a queste maratone che voi organizzate, ma volevo sapere anche se c'è un'iscrizione di tanti, non so, magari un turista che è presente a Firenze in questo periodo e vuole fare questa manifestazione. La nostra maratona è una maratona internazionale, e per questo il nostro obiettivo, anche il fatto che abbiamo deciso di andare a Mosca, e un po' la voce di Silvano si sente ancora la stanchezza del viaggio, perché siamo rientrati stamani. Quindi siete belli freschi. Diciamo, abbiamo fatto questa trasferta proprio perché ci siamo resi conto che il popolo russo è il primo popolo extraeuropeo che osserva i social media della nostra maratona. L'obiettivo della maratona di Firenze è, abbiamo ora un rapporto, diciamo, 8-2, diciamo, sui 10.000 iscritti 8.000 sono italiani, 2.000 stranieri. Il nostro obiettivo è un po' quello di farla diventare sempre più internazionale. È un evento che Silvano, avendo lavorato a suo tempo nel mondo del turismo, con lungimiranza ha dedotto che poteva essere un evento importante non solo per l'ambiente sportivo ma anche per l'ambiente turistico, e ora sta tornando, a mio avviso il passaggio successivo è che quello che vogliamo fare è che sia anche un evento importante per la città stessa. Ecco perché gli eventi collaterali che andremo a organizzare, e vorrei ora sottolineare un attimino la staffetta, certo, del sabato, sarà appunto un evento a supporto proprio delle tante onlus che saranno presenti in partecipazione della maratona stessa. Sì, credo che abbiamo aperto una porta a Oriente, e il fatto di fare la manifestazione il giorno prima a questa 3x7 Huawei 3x7 penso che possa portare veramente, per quanto riguarda la città, l'interesse che si manifesterà soprattutto per il giorno dopo, ma anche per il giorno stesso del sabato, con veramente richiediamo una grande partecipazione da parte dei fiorentini. Siamo locati lì davanti
al nuovo Teatro della Musica, il Maggio Musicale, che ci ospita e ci dà tutta la partecipazione possibile e immaginabile, pertanto li ringraziamo assieme a tutti Leon Lux che verranno con noi e veramente hanno sempre aiutato e daranno il loro contributo. Lady Radio, ringraziamo Lady Radio che parteciperà con noi, ci sarà musica, ci sarà possibilità di fare movimento, di fare sport, cosa che con Firenze è sempre più sportiva. Noi ci auguriamo che possiamo passare veramente un sabato di novembre nella migliore maniera possibile per quanto riguarda tutta la cooperazione, la città che è con noi. E speriamo anche il tempo, no, ci assisti. Non so che previsioni hanno dato per... da qui a novembre è un po' dura, saperlo di già. Però insomma, nel senso, incrociamo le dita. Noi crediamo molto nel progetto della staffetta. Silvano sarà un po' il referente degli eventi collaterali della staffetta, quindi come sottolineava lui il Maggio Musicale, il Piazza Gui, che è la piazza davanti al Maggio Musicale, avrà appunto una creazione di un villaggio in cui ci saranno tante attività e quindi nello stesso momento dello svolgimento proprio della staffetta, quindi della gara podistica, il villaggio si animerà dalla mattina alla sera con, come diceva Silvano, da concerti, attività e via dicendo. Faremo dei concorsi musicali, faremo tutte delle troveremo e proveremo delle situazioni musicali interessanti. Io penso che tanti vorranno partecipare, tante orchestrine fiorentine, di ragazzi, di giovani che partono, stanno partendo, vogliono fare musica. Noi siamo qui ad aspettarli che si facciano vivi e poi li metteremo in pista. Certo, quindi insomma una giornata ricca di eventi, non solo sportiva, ecco, ma con tante attività. Ricordiamo anche gli hashtag per interagire sui social: io corro la Firenze Marathon, I run in Florence e I move Firenze. Questi gli hashtag per interagire appunto con la Firenze Marathon. Prima di salutarci, volete lanciare un appello agli ascoltatori, a chi ci ascolta? Ma allora, quello che vogliamo sempre sottolineare è cercare sempre di più di far partecipare la città alla Maratona di Firenze. Quindi come si fa a partecipare alla Maratona di Firenze? La si corre, ma insomma la maratona non è oggettivamente per tutti, bisogna essere abbastanza allenati. Si può partecipare, come abbiamo sottolineato oggi, in modo attivo alla staffetta il sabato, correndo 7 chilometri con altre due persone, o vivendo il villaggio in Piazza Gui con diciamo tutti l'animazione che abbiamo sottolineato, oppure dal venerdì al sabato anche partecipando all'Expo, che è appunto la nostra fiera espositiva dove saranno presenti tutti i nostri sponsor, circa una settantina di aziende legate al mondo del running. Apertura alle 8 di mattina, chiusura alle 20, ingresso libero alla stazione Leopolda. Quindi un weekend di eventi dal 24 dal 23 al 25 novembre per tutta la città, non solo per chi corre. Certo. E forse i giovani, meno giovani, una volta che verranno a trovarci, saranno automaticamente spinti a venire a stare con noi. Scusate, e tra l'altro il terzo modo per partecipare, ed è importantissimo, è come volontario, e quindi anche chi volesse appunto venire a vivere, perché secondo me vivere da protagonisti una giornata e aiutarsi, sentire utili per un evento internazionale e emozionarsi per il passaggio di questi 10-11 mila corridori che ti ringraziano ogni secondo per il lavoro che stai svolgendo. Chi volesse ancora partecipare come volontario, appunto, ci può contattare e trova tutti i nostri recapiti sul sito. Hai fatto benissimo a sottolinearlo. Io vi ringrazio per essere stati con noi. Grazie, quindi speriamo che le iscrizioni continuino ad essere così tante e continue. Siamo arrivati in chiusura. Io ringrazio Samuele Bigazzi per il coordinamento tecnico, ringrazio soprattutto voi che ci avete visto, scritto e soprattutto ascoltato. Da Andrea Guida un saluto, ciao.